Dall'uovo di Pasqua del Casini esce uno 0-0 che muove sì la classifica di Trestina e Città di Castello, ma neanche più di tanto, con le due squadre che restano ancorate al terzultimo posto a 4 giornate dalla fine del campionato. 90 minuti con poche emozioni da ambo le parti, con 2-3-5-2 speculari, Città di Castello senza Calderini squalificato e Brunetti infortunato, con Alessandria che schiera Nannelli in porta, Mariucci, Mosti e Terzini in difesa, mezza soma ha trovato Gorini, Buono e Grassi a centrocampo, con Sille e Doratiotto in avanti. Farsi conferma invece l'11 corsaro a Ponsacco, con Montanari fra i pali, Sensi, Gray e Cenerini sono i tre del reparto arretrato, Dicato, Brevic e Cuzzi, Gramacci e Lorenzini, i 5 in mediana, Dinolfo e Ferremarini a formare il tandem offensivo. Proprio Ferremarini al 19° suona il primo squillo, con Nannelli a metterla in angolo. Quando poi è l'ex Terzini a farsi vedere dall'altra parte, c'è Montanari a rispondere presente. Tocca allora a Gorini su punizione, ma la palla finisce sopra la traversa. Il tentativo dell'altro ex, Silla, al 32° è troppo velleitario per impensierire Montanari. Il salvataggio di Mosti su Lorenzini, con cui si chiude il primo tempo, vale un gol. E in avvio di ripresa Farsi prova subito il doppio cambio con Belli e Convito al posto di Dicato e Capitan Gramaccia in campo nonostante un alluce fratturato. Ad accendere il secondo tempo così è il solito Mosti in proiezione offensiva, con Montanari a metterla in angolo. Quando poi il numero 6 biancorosso torna nella sua area di rigore, Ferrimarini finisce giù in area, l'arbitro Tagliente di Brindisi fa cenno che si può proseguire e il gioco resta fermo 2 minuti con l'attaccante trestinese che rientra con una fasciatura al dito della mano. Serve un episodio per scardinare il derby, ma né Sensi di testa al 72° né Brevi al minuto 78 riescono a trovare lo specchio. In pieno recupero così il neo entrato Troche per poco non fa saltare il banco, con Montanari bravo a dire no. Allo scadere dei 4 di recupero poi Silla mette giù così Ferrimarini al limite, punizione, tutto il Casini con il fiato sospeso e palla sopra la traversa, triplice fischio e la strada verso la salvezza continua in 4 tappi di montagna piene di curve in salita.